Allora, pronta per l'intervista doppia, possiamo iniziare? L'intro? Niente. Facciamo l'intro. Posso mettermi anch'io, se no me ne vado, me lo dici? Non lo so. Non lo tiri che sbuffi. Senti, calmati subito perché veramente sono oggi, dobbiamo fare l'intro. Abbiamo fatto l'intro, hai visto? Tu non sei a fuoco. Sto prendendo fuoco. Ok, possiamo iniziare. Iniziamo. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Guardate un po' chi vi riportato. Cosa ho detto? Che vi riportato? Chi vi ho riportato? Il procione. Ah, ti chiamavi così, non mi ricordo. Mi ricordavo più. Tra l'altro guarda che bello, rifletto la luce per quanto sono sudato. Guarda che schifo. Cioè raga, non potete capire il caldo che fa qua dentro. Quanto fa caldo? 30 gradi e 1. Oh? Huh? Bastava dire tanto. Non c'era bisogno di dire gradi. Si muore. Quindi ragazzi, oggi che cos'è che andremo a fare? Intervista doppia. Cioè tu monosillaba. Intervista doppia. Fa caldo. 30 gradi. Basta, non riesci a parlare. Quindi stavo dicendo, oggi per l'appunto faremo un'intervista doppia con il procione. Ma non te lo stavo chiedendo. Ci ho detto prima, volevo dire con questa bellissima ragazza. Quindi ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere. No, è inutile che mi guardi. Non perdiamoci in chiacchiere, va bene? Io neanche l'avrei fatta l'intro, cioè avrei proprio iniziato. Spedito. Iniziamo ragazzi, spero vi piaccia questa intervista doppia. Preparati, le domande sono devastanti. Voilà. Allora, renditi utile. Accendi la luce dietro, non vedi che sono incastrata. Accendi la... Ma non... Guarda sotto la sedia, guarda. Sei tu che sposti le cose senza chiedere permesso. Ma dai, ma è una lampada. Ma andavamo a cambiare sedia. Prendi la sedia, la alzi e la porti. Ma cosa stai facendo? Tra l'altro, voglio farvi notare che sotto abbe due cuscini, non uno. Le diciamo queste cose? Del video di me. Ma io stavo scherzando, stai ferma che ti esplode il coccige. Come ti chiami? Dalila. Mario. Il tuo cognome? Ippolito. Mazzone. Il tuo soprannome? Taiga. Fancy, credo, non ne ho altri. Oh, aspetta, tonno. Mi chiamavano così alle medie. Quanti anni hai? 25. 28 purtroppo, fatti da poco. Dio santo, sto invecchiando malissimo, raga. Poi si vede, ma che faccia. A 40 anni come sono? Da quando vi conoscete? 2 anni e 8 mesi. Sono quasi 3 anni ormai. 2 anni e 8 mesi quasi. Come vi siete conosciuti? Mi ha scritto lui su Instagram un pomeriggio dove io ero a lavoro. Poi ho preso il treno e ho guardato la notifica. C'era scritto Fancy. Ho detto chi è? Mi ha scritto, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo conosciuti. Allora, le ho scritto su Instagram così. Mi è capitato di trovare il profilo. Ho detto, sai che c'è? Le ho scritto e poi niente. Mi ha risposto e da lì abbiamo iniziato a parlare. Quanto sei alto? 1,55. Credo 1,82 più o meno. Una roba allucinante. Altissimo. Vabbè, la smetto, sono alto 1,82. Che lavoro fai? Faccio la babysitter e vado anche a scuola. Frequento un corso per pasticceria e vorrei diventare pasticcere. Si può dire che faccio lo youtuber, l'influencer, non so, in altri modi, imprenditore digitale, dai, così mi sento un po' più figo. Da dove vieni? Carmagnola. Sono di Torino e quindi niente, vengo da Torino. Non mi sono mai spostato, forse un po' triste da dire. Però sì. Il tuo peggior difetto? Sono permalosa, testarda, mi arrabbio facilmente, potrei continuare fino all'infinito. Purtroppo credo che sia il fatto di essere permaloso proprio a dei livelli schifosi, cioè anche troppo veramente. Mi do fastidio da solo, mi picchierei. Però credo, sì, sono permaloso. Fumi? Sì, IQOS, sigaretta. No, assolutamente, non ho mai neanche provato per... Mi fa schifo, non voglio saperne nulla. Non fumate raga, fidatevi, non serve a niente. Mai usato droghe? Mai. Ma assolutamente, non fumo le sigarette normali, mi drogo. Cioè poi sono messo così senza droghe, figuriamoci mi drogare. Terribile, una vita distrutta. Quindi no, è anche quello raga. Non fate ste cagate, per favore, se non è niente. Quali sono le tue paure? Ho paura del vomito e di morire, penso come tutti. Diciamo che sono aracnofobico. Poi le altezze e gli insetti. Chi è il più bello? Lui, decisamente. Ma assolutamente lei. Raga, mi state guardando. Ho dovuto mettere un cappello perché ero in uno stato terribile. Quindi senza alcun dubbio. Ma penso che lo sappiate anche voi. La parolaccia che usi più spesso? Credo c***o. E porca. Non so, mi fa ridere di... Ma perché farlo così? Hai mai tradito? Grilli.
Sì. No, assolutamente. Sono sempre stato tradito, o quasi sempre, però no. È una cosa che odio, cioè piuttosto lascio. Nel senso, a tradire. Ma non tradite, non ha senso. Anche tu, cosa tradisci? Estate o inverno? Preferisco l'inverno perché in estate fa troppo caldo e mi fa sentire più goffa, diciamo così. L'inverno è più carino. Penso inverno, perché comunque in estate, cioè adesso no, sto gocciolando e ho fatto la doccia 2 secondi fa. Mi fa schifo sudare sempre, poi sono ancora più brutto. In inverno, sotto le coperte, al caldo, easy. Assolutamente inverno. Il tuo piatto preferito? Sushi. Carbonara. Cioè quella non si cambia, raga. Anche la pizza effettivamente, devo dire, tutte cose grasse. Ci sarà un motivo se sono così. Però sì, dai, diciamo carbonara con sotto la pizza. Il tuo film preferito? Io sono leggenda. Senza alcun dubbio la saga di Harry Potter, raga. Non cambierò mai idea. Cioè la vita li seguo da sempre e li continuerò a seguire. Cosa ho detto? Li continuerò a seguire sempre. Serie? Squid Game. Penso Game of Thrones. Ci sta. L'ho vista un botto di tempo fa. Mi sa che la voglio rivedere perché è troppo figa. Quindi sì. Però anche Squid Game non è male. Credi nel paranormale? Sì, abbastanza. Anche perché comunque qualcosa l'ho vissuto un po' anche io. Quindi sì, ci credo. Allora, sì, perché sono successe robe che ho anche raccontato. Vabbè, lasciamo perdere, mi viene se no l'ansia. Però probabilmente sì. Non ne sono del tutto certo. Magari ho avuto qualcosa di strano al cervello, ho visto cose. Però diciamo di sì, dai. Quale superpotere vorresti? L'invisibilità, essere invisibile. Assolutamente la super velocità, raga. Cioè, è fighissimo, dai. Nessun supereroe potrebbe farmi nulla. Il tempo che mi vuole ammazzare. Se evitiamo di far rumore. Mi vuole ammazzare. Sono scappato già. Hai tatuaggi? Sì, ne ho 5. Uno, le labbra di mia madre qui dietro con la lettera. Un altro nella parte della destra della costola, che sono le 7 stelle di Okuto di Kenshiro. Un altro dietro la schiena, dove ci sono tutti i simboli delle Sailor Moon. Qui ho la zampa del mio cane. E nella pancia 2 mani con il filo rosso del destino giapponese. No, perché ho paura che potrei magari stancarmi un giorno. Quindi nel dubbio evito. Sono tutto pulito come un bambino appena nato, più o meno. Tutto il resto è un casino. Forse qualche tatuaggio starebbe male in faccia magari. Hai mai picchiato qualcuno? Sì, a voglia. Un casino di persone. Però non iniziamo mai io, iniziamo loro. Quindi non era colpa mia. Niente. Allora, è successo, ma per sbaglio. Cioè nel senso, mi sono trovato per sbaglio a dare un pugno a un mio amico, perché mi stava mordendo la schiena. E giustamente mi starete chiedendo: ma perché ti stava mordendo la schiena? Non lo so. Quindi per istinto sì, ma è stato un errore. Non sono manesco. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Allora, mi piacerebbe un sacco intanto viaggiare, poi avere una pasticceria mia e appunto avere un futuro normale, poi più avanti con figli, la normalità. Penso di lasciare qualcosa proprio del mio passaggio, no? Prima di morire. Vorrei che qualcuno si ricordasse di me per qualcosa di bello che ho fatto. Cioè morire così a caso non mi piacerebbe molto. Quindi sì, voglio assolutamente lasciare un segno nel mondo. Hai paura di morire? Sì, abbastanza. Purtroppo è una cosa che succederà. Però, vabbè, uno ha paura comunque. Chi è che non ha paura? Ma soprattutto ho paura di morire prima di poter lasciare un segno nel mondo. Cioè che cosa triste. Nasci, crepi, boh, finita là. Ti piace esteticamente? Mi piaccio io. Ti piace? Ho capito, ti piace esteticamente. Non Dio santo, però... italiano. Ho capito, ti piace? Chi? E questa parte si terrà? No. Sì, mi piaccio. No, per nulla, sono terribile. Poi ultimamente sono peggiorato un sacco. Non so che è successo, sarà forse perché sono un po' stressato ultimamente. Faccio schifo, sembro una foca monaca. Quindi no. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Allora, mi piace disegnare, ascoltare un sacco di musica, ballare, fare sport, tante cose. Porca vacca. So rispondere. Mi piace rilassarmi, nel senso, magari guardarmi un film o una serie TV per l'appunto. Basta che sono tranquillo, poi non importa cosa. Cosa cambieresti della tua vita? Cosa cambierei? Nulla in realtà, va bene così. Penso intanto come sono io, perché comunque ho tanti difetti purtroppo, per cui intanto cambierei me stesso, migliorerei. Poi probabilmente niente, perché devo essere sincero, mi piace abbastanza la mia vita. Cantante preferito? È un gruppo, di BTS. Non ne ho uno proprio in particolare. Particolare? Capisci, no? Non ne ho uno particolare ultimamente.
posso dire... Allora, anziché parlare di un cantante, dico un genere. Devo dire, raga, che il jazz mi piace un sacco, non so perché, mi rilassa un botto, quindi diciamo quello, perché i cantanti non mi vengono in mente adesso. Saluta chi ti sta guardando. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, vi mando un bacio grande, grazie per aver guardato questa intervista, spero vi sia piaciuta. Non era fantastica, però spero vi sia piaciuta. Mi raccomando di lasciare un like, raga. Quindi ragazzi, questa era la nostra intervista, spero vi sia piaciuta. Tu però, madonna, Jed, limitatissima nelle risposte. Oh, forse sei tu che parli troppo. Sempre a parlare, a parlare. Sappi che mi hai ferito molto. Non mi interessa. Che suono era? Comunque ragazzi, in caso vi fosse piaciuta questa intervista doppia, ma ne dubito fortemente perché effettivamente facciamo anche gare, mi raccomando di lasciare un bellissimo like. Magari la possiamo poi riportare. No, anche perché la nostra vista è tristissima. La vostra vista è tristissima. Ma non so parlare. La nostra vita è triste, quindi... Madonna, cioè i tuoi capelli sono posseduti. Hanno preso il controllo del pettine. Adesso sono tutti bagnati, yeah. Comunque, che cos'è che si fa ogni volta prima di concludere? Andiamo a salutare. Vai tu a salutare. Vado a salutare. Brava. I nomi? Non li hai presi? No. Cioè devo fare tutto io. È il tuo lavoro, non è il mio. Potevi fare a meno questo. Già non fai niente. Scusa. Daniela Pasquali. Ah, brava, hai detto bene. Quando sono italiani, sì. Gli stranieri è un casino. SM Canal Bell. Ti sei già dimenticato. Ma è la memoria a breve termine di questo. È la tua stessa memoria. Ma come parlo? È il tuo stesso. Non guardarmi. Pinguino. Non ti permettere che col mio naso possente potrei farti del male. Emiliano qua? Qua. Proprio qua, sì. E qua sotto, sì. Ciao Emiliano. Ciao Emiliano. Che tristezza. Siamo proprio terribili. Non fa ridere. Ma c'è scritto così? Ma non fa ridere quello che abbiamo detto dopo. È Blue de Jour. Niente, non c'è verso, non c'è una volta che lo fai bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ci vediamo al mercato domani. Ma che cavolo. È Blue de Jour. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi. Blue de Jour. Ma mi fai non abbiamo deciso nulla. Per tutto, me ne vado, dai, fai tu. Dovresti dire chi ha vinto. Blue de Jour. Madonna, ne ha fatti, ecco perché sudo. Già fa caldo, aiutami. Grandissimo. Ragazzi, qualcuno mi aiuti, vi prego. Inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Dove stai guardando esattamente? Parli con il microfono. Dei miei social. Dei tuoi. Dei suoi social. Ok, tanto sempre le stesse errori fai, incredibile. Instagram, Facebook. Dai fastidio. E quindi se vi va, lasciate un bel mi piace. Perfetto. Guarda sempre i miei video, si vede, no? Non hai azzeccato una fa... Non è possibile! In descrizione troverete i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E noi ragazzi vi diamo, anzi io perché lei lasciamo perdere. E ragazzi vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Puoi chiudere tu con... Ciao ragazzi. Ma aspetta, madonna, ma che violenza. Ma mi fai salutare. Puzza di palloncini. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Chiudo. Dovresti usarlo, te l'ho dato apposta.